Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale degli auricolari secondo me super interessanti per un rapporto qualità prezzo veramente top, perché hanno comunque caratteristiche più che buone ma ad un prezzo veramente veramente basso. Si acquistano su Amazon, vi lascio il link in descrizione con anche un coupon sconto per abbassare ulteriormente il prezzo di questi auricolari, che arrivano a costare con il coupon sconto intorno ai 30 euro, quindi un prezzo veramente competitivo per degli auricolari super interessanti. È il secondo paio di auricolari che porto sul canale della Holyade, un marchio secondo me che per rapporto prezzo e qualità è di tutto rispetto. Questa è una versione diversa rispetto agli altri. Gli altri erano più per fitness e attività sportiva, questi sono più per, diciamo, per uso quotidiano. Sono più piccolini, non hanno l'aggancio dietro all'orecchio per, diciamo, avere più stabilità durante i movimenti o le corse. Questi sono più per utilizzo giornaliero, hanno caratteristiche però molto interessanti. Allora, partendo dalla riduzione del rumore, ovviamente non è la stessa riduzione del rumore che troviamo negli auricolari quelli molto più costosi, ma già qua inizia ad avere il suo bel effetto. Poi comunque sopra l'auricolare abbiamo dei pulsantini touch e non fisici, che già per auricolari di questo prezzo è una cosa interessante. Quindi adesso andiamo a guardarli da vicino, poi continuiamo a parlare delle loro caratteristiche che secondo me per rapporto prezzo qualità sono super interessanti. Allora andiamo ad aprire la confezione. Troviamo un involucro trasparente che andiamo a eliminare subito. Poi troviamo il manuale di istruzioni e qua subito cosa interessante, c'è anche la lingua italiana, e per questi prodotti low cost cinesi non è così scontato, ragazzi, è abbastanza difficile trovare prodotti low cost cinesi che abbiano così tante lingue. Vedete qua, adesso ve le faccio vedere nell'indice, vedete quante lingue abbiamo disponibili, e già questa è una cosa super interessante. Poi qua troviamo la confezione con all'interno, adesso vi faccio vedere cosa c'è all'interno di questo sacchettino. Troviamo una cosa molto interessante, vedete, un cavo Type-C USB e una riduzione da USB a Type-C. Poi andremo a vedere il perché di questa cosa, che è una funzione in più che hanno questi auricolari che diventa molto utile per il nostro uso quotidiano. Poi qui abbiamo i gommini di varie misure in base al nostro tipo di orecchio, quindi i gommini li mettiamo qua un attimo, via il sacchettino, e qua troviamo la confezione dei nostri auricolari. Allora, la confezione è questa, bellissima, perché è fatta tipo di nero perlato, quindi veramente super fine, è una specie di antracite secondo me come colorazione. Qua troviamo la presa Type-C, che come vi dicevo prima, la cosa interessante è che abbiamo la presa Type-C per ricaricare la scatoletta, perché all'interno di questa, diciamo, scatoletta, che è quella che serve per ricaricare i nostri auricolari, troviamo una batteria da 3000 mAh. E una cosa interessante, ragazzi, di cui vi accennavo prima, poi guarderemo da vicino gli auricolari, è proprio questa, che andando a collegare la presa Type-C alla nostra scatoletta di ricarica, e collegando questo ovviamente all'alimentatore, ricaricheremo la batteria che c'è all'interno, che poi ricaricherà i nostri auricolari. Ma se andiamo a collegare tipo Type-C qua e mettiamo la riduzione qua a Type-C, tipo così, possiamo andare a ricaricare uno smartphone. Adesso vi faccio vedere nel caso di un iPhone, che ovviamente non mi serve questo cavetto perché l'iPhone non ha Type-C come presa di ricarica e di comunicazione. Quindi vado a collegare una Type-C qua, poi vado a prendere il mio iPhone, ok? Se io vado a collegare adesso la presa qua sotto, vedete che l'iPhone va in ricarica. Stessa cosa succede se usiamo questo cavetto che c'è in dotazione con qualsiasi telefono che qua sotto abbia una Type-C, mentre l'iPhone non ce l'ha, quindi ho dovuto usare un cavetto che avevo già io, che usavo per altre cose. Giusto per farvi capire questa funzione che ha in più, che secondo me è super interessante, perché comunque con una scatoletta unica abbiamo sia gli auricolari, o meglio abbiamo la carica degli auricolari, e soprattutto abbiamo anche la possibilità di andare a ricaricare con una power bank da 3000 mAh lo smartphone. Quindi adesso vado a scollegare il tutto, mettiamo qua da parte queste cose e andiamo a guardare gli auricolari. Allora,
Gli auricolari sono questi, vedete che sono piccolissimi, sono fatti secondo me bene. Mi raccomando, se li acquistate state attenti che qua sotto c'è una pellicolina che non fa fare i contatti di ricarica tra gli auricolari e la loro scatoletta di ricarica, solo che non si vede, e gli auricolari ovviamente per protezione hanno questa pellicola per non farli caricare in continuazione mentre non diciamo sono in viaggio, dopo che li hanno costruiti, e bisogna andare a rimuoverla, ed è veramente piccolissima, che sembra che non ci sia niente, ma c'è sta pellicolina che copre i contatti, ve lo dico perché anch'io subito non l'avevo notata. Poi allora vedete che gli auricolari, come vi dicevo prima, sono super piccoli, e qua abbiamo questi due pulsanti che non sono fisici ma sono touch, quindi le loro funzioni che andremo a vedere dopo, nel senso abbassare, alzare il volume, rispondere alle chiamate, passare da una canzone all'altra, mettere in pausa una canzone, mettere in pausa una chiamata, comunque tutte funzioni che troviamo all'interno del manuale di istruzioni alla pagina 20 per noi italiani, vedete istruzioni per l'uso, c'è giusto due pagine, ma qua ci spiega come accenderli, spegnerli, metterli in pausa, alzare il volume, rispondere alle chiamate, rifiutare una chiamata, cioè veramente gesti semplici, ma che senza il manuale di istruzioni bisognerebbe un po' andare a caso per farli. Allora, vi stavo dicendo, adesso facciamo l'abbinamento degli auricolari. Allora, gli auricolari si accendono e si spengono già mettendoli via, già mettendoli nella loro scatoletta loro si spengono, quindi basta andare a destrare un auricolare, uno qualsiasi, va bene, non è indipendente la cosa, vale sia per uno che per l'altro, basta andare a associarne uno. Vedete che adesso lampeggia la luce bianca, bisogna farla diventare bianca e rossa, quindi andremo a premere il tasto touch qua sopra e vedete che adesso lampeggia rossa e bianca. A questo punto basterà entrare nelle impostazioni del nostro Bluetooth, che io avevo disattivato, vedete che ha rilevato gli auricolari G7R, che sono questi qua sotto, quindi aspettiamo che li associa, ecco vedete già associati e connesso, quindi già l'auricolare adesso è pronto per essere utilizzato. Quindi adesso proviamo a far partire una canzone da Spotify, così vi faccio sentire, anzi ve lo metto davanti al microfono, si dovrebbe sentire credo, alziamo il volume. Ok, giusto per farvi capire come è stato semplice associarli allo smartphone. Loro quando li andiamo a riporre, come vi dicevo prima, si spengono, quando li andiamo ad estrarre si accendono e quindi in automatico quando li andiamo a riporre vanno in carica, vedete che si accendono i LED rossi. Qua abbiamo i LED che indicano lo stato di carica della scatoletta, quindi del power bank che andrà a ricaricare le nostre batterie. Il tempo di utilizzo degli auricolari come carica è di circa 3 ore e mezzo, quindi direi niente male. Poi ovviamente la nostra scatoletta che li ricarica più volte, quindi volevo farvi vedere indossati perché sono veramente piccoli, non danno per niente fastidio, e quando si inseriscono nell'orecchio già si sente la voce che ci dice che siamo connessi, perché come vi ho detto quando si tirano fuori dalla scatoletta di ricarica loro in automatico si connettono. Quindi gli auricolari li vedete, sono secondo me molto fini, molto leggeri, non si sentono. Poi se trovate il gommino giusto tra quelli che avete in dotazione praticamente vi stanno nell'orecchio in maniera perfetta, e il tasto touch che secondo me è super utile sia da una parte che dall'altra, cioè indipendente, quindi nel senso potete utilizzare o uno o l'altro, e che vi permette tutte le funzioni che poi vi ho detto prima, che trovate nel manualetto di istruzione, che sono semplici, in base alla pressione e al numero di tocchi vi fa fare funzioni. Una cosa che ho trovato, che l'audio è buonissimo, nel senso che come qualità per quello che costano, ragazzi, è veramente buono. Hanno un suono pulito, molto pulito, devo dire, per il loro prezzo. Un po' freddino, gli manca forse qualcosina di bassi appena appena per essere, diciamo, un suono più bilanciato rispetto ovviamente paragonato a auricolari tipo Apple e via dicendo. Ovviamente non è un paragone da fare perché stiamo parlando di auricolari che costano un terzo o forse meno, però giusto per avere un termine di paragone a livello di tipo di suono. E in più, come vi dicevo sempre prima, la riduzione del rumore ovviamente non è da auricolari top, ma inizia comunque ad avere il suo effetto anche con questi auricolari da poco più di 30 euro con il coupon sconto che vi lascio sotto in descrizione. Quindi ragazzi, secondo me sono auricolari da uso quotidiano che non sono niente male, anzi li trovo veramente buoni, con la loro scatola di ricarica
da 3000 mAh che vi permette, come avete visto, di ricaricare addirittura lo smartphone, quindi avete un power bank che vi carica lo smartphone e che vi ricarica gli auricolari, quindi con poco più di 30 euro avete gli auricolari, un power bank. Quindi cosa volete di più, ragazzi? Avete tutto in queste dimensioni e in 150 grammi di scatolettina. Una cosa che mi stavo dimenticando, ragazzi, che questi auricolari comunque sono IP65, non è un'impermeabilità altissima, però è un'impermeabilità che li rende, diciamo, impermeabili al sudore e alla pioggia, quindi potete usarli tranquillamente sotto una pioggia normale, ovviamente non sotto il diluvio universale, e potete correre e sudare, che loro non hanno nessunissimo problema. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale questi auricolari della Olye, la versione G7, con caratteristiche super ottime per il loro rapporto qualità prezzo, con una scatoletta che vi fa pure da power bank, con il cavetto all'interno che vi fa già da collegamento per fare power bank con i vostri smartphone, a parte gli iPhone in cui allora bisogna comprare un cavetto a parte, ma nel caso di qualsiasi altro cellulare, nessun problema, type C di qua, type C di là. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial. Ciao!